Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo video. Allora, mi è finalmente arrivato, in realtà già da un po' di giorni, il nuovissimo Skin Realist di Nabla. Allora, io direi di cominciare definendo Skin Realist. Che cos'è? È un ibrido fra make-up e skincare, perché si tratta di una sorta di balsamo colorato con all'interno microsfere di acido ialuronico. Vi leggo un attimo cos'è riportato sul sito riguardo la descrizione di questo prodotto e dice che Skin Realist ha una formula ricca di ingredienti attivi e agisce come trattamento promuovendo la sintesi di collagene ed elastina sia per un effetto immediato sia per un effetto a lungo termine. Questo significa che fin dalla prima applicazione dovreste comunque vedere dei risultati a livello di pelle più rimpolpata e ovviamente andandolo a utilizzare tutti i giorni dovreste proprio vedere poi un miglioramento riguardo anche la grana della pelle. Fin da subito mi ha incuriosito tantissimo il fatto che non sia definito come fondotinta leggero, anche perché nell'ultimo periodo, in realtà nell'ultimo anno, sono usciti davvero tantissimi fondotinta che appunto hanno questo claim di coprenza molto leggera, però vengono comunque definiti come fondotinta, e il fatto che lui sia invece un ibrido che quindi vi garantisca anche un trattamento durante le ore in cui lo tenete indosso, insomma, questa cosa mi ha incuriosito davvero un sacco. Ok, così siete zoomati e sicuramente vedete meglio. Io uso la colorazione 1 Fair e tra l'altro di questo prodotto sono uscite 7 colorazioni, quindi un range non troppo ampio. Il motivo per cui è stato scelto di produrre soltanto 7 colorazioni di questo prodotto è che, avendo lui una coprenza molto molto leggera, si adatta a più tonalità di pelle. Difatti, se vedete, questa è la colorazione Fair, non è chiarissima, però devo dire che io comunque l'ho già provato e sulla mia pelle, che vedete è piuttosto bianca, si adatta molto bene, insomma, proprio perché sostanzialmente, vi dico la verità, non copre quasi nulla. Il concetto di questo prodotto infatti non è camuffare, non è coprire, ma è esaltare la bellezza naturale della nostra pelle con tutte le sue imperfezioni, e questa cosa devo dire che mi piace tantissimo. E proprio questo concetto anche di accettare le piccole imperfezioni che alla fine tutti noi abbiamo, veramente tutti, non c'è nessuno che io conosca che ha davvero la pelle perfetta, devo dire che questo approccio al make up mi piace davvero tanto. Sto chiacchierando già troppo, quindi direi di cominciare. Io devo dirvi la verità, ne applico poco di prodotto, almeno inizio con poco prodotto, e ho visto gente applicare delle quantità allucinanti e secondo me non è il modo giusto di lavorarlo, nel senso che io preferisco sempre partire con poco prodotto, lavorarlo bene all'interno della pelle, soprattutto per quanto riguarda anche le texture così leggere. È meglio lavorare il prodotto per strati. Tra l'altro ho visto che Nabla consiglia l'applicazione di questo prodotto con le mani, cosa che io ovviamente non andrò a fare perché io detesto utilizzare le mani sul viso, proprio una cosa che non mi piace. E come vedete sto andando a tamponare il prodotto, non faccio i soliti movimenti super circolari e ampi, ma vado a tamponare il prodotto, a pressarlo e lavorarlo all'interno della pelle per far sì che si fonda al meglio. E vedete che a vedere il colore da qui sembra più scuro, in realtà è talmente leggero che si fonde perfettamente con la mia pelle palliduccia. Vi zoomo perché ho finito l'applicazione e, a parte che si è sfumato da solo praticamente in 3 secondi, vi faccio adesso vedere da vicino la pelle perché vi giuro sembra che io non abbia applicato assolutamente nulla se non una crema idratante. Questa è la mia pelle da vicino, vedete che i vari brufoletti non sono coperti, anche da questo lato ho qualche cicatrice e si intravedono ancora. Poi tipo qui sulla fronte ho un brufoletto e qui, e quelli non sono coperti. Ma allora, se vedete, è andato a uniformare tantissimo questa zona dove ho dei rossori e ho sul naso ad esempio la pelle piuttosto screpolata, e si intravedono ancora le lentiggini al di sotto
ma vorrei soffermarmi un attimo su come ha appiallato questa zona dei pori. È allucinante, questo credo sia proprio dovuto al fatto che ha acido ialuronico all'interno. Vi lascio ancora qualche minuto per osservare bene l'effetto sulla mia pelle, così proprio da vicino, senza filtri, senza nulla. E anche sulla fronte, dove spesso vi ho detto che io ho queste rughette di espressione perché quando parlo faccio spesso questo movimento, e devo dire che non le segna particolarmente. Questo è l'effetto un po' più da lontano, insomma, da una visione normale, non super zoomata. E io mi sto guardando nello schermino della videocamera, sopra la videocamera appunto, e devo dire che vedo l'incarnato molto luminoso, uniforme, e la pelle mi sembra... La sensazione è molto fresca, di pelle rimpolpata, di pelle sana. Io ho una sensazione di comfort in questo momento sulla mia pelle. Se dovessi descrivervi la texture, vi direi proprio che sembra di applicare una crema idratante, perché ha una texture molto cremosa, e andandolo a stendere sentite proprio che ha una formulazione molto aderente alla pelle, e come se si aggrappasse proprio alla vostra pelle in modo perfetto. Secondo me è proprio per questo che sembra che da vicino io non abbia applicato assolutamente nulla. Quindi io direi che ha uniformato perfettamente l'incarnato fin da subito e ha donato istantaneamente alla pelle un aspetto più fresco, più radioso e più rimpolpato. E il finish che ha acquisito la mia pelle in questo momento è un finish radioso, luminoso e molto levigato, come vi dicevo prima. Vado a completare un attimo il make-up off camera e poi ci rivediamo e vi dico un attimino in sintesi cosa ne penso. Voilà ragazze, allora ho messo tipo mezzo quintale di mascara e poi niente, ho completato un pochino la base, ho incipriato il contorno occhi. E posso dire che adoro come è venuta fuori la base, cioè sembra che io non abbia applicato nulla, mi piace da matti. Allora, una cosa che mi sono dimenticata di dirvi prima nelle caratteristiche del prodotto è che ha un packaging particolare, perché questa tipologia di boccettina si chiama airless, il che significa che questa parte qui viola che vedete sotto, man mano che andate ad utilizzare il prodotto, spinge verso l'alto, quindi fa in modo che non entri aria all'interno del boccettino. E questo fa sì che non venga sprecata neanche una goccia di prodotto. Di solito è un packaging che viene utilizzato principalmente per prodotti di skincare, e quindi anche qui ci riporta al fatto che sia proprio un prodotto ibrido a metà fra il make-up e la skincare. Ricapitolando, le caratteristiche dello Skin Realist di Nabla sono aderenza sulla pelle, è molto facile da applicare perché appunto potete, volendo, se preferite, utilizzare anche le mani. La coprenza è, come avete visto, molto leggera, ma allo stesso tempo è stratificabile, quindi da una coprenza molto leggera si può arrivare a una coprenza, secondo me, medio-bassa. Comunque non arriva, secondo me, una coprenza media, però va a uniformare davvero in modo impeccabile l'incarnato. Poi l'effetto finale del fondotinta rimane radioso e levigato. Poi abbiamo detto che appunto il packaging fa sì che non ci siano sprechi di prodotto, e vedendo come risulta sulla mia pelle, a mio parere su una pelle AG potrebbe tranquillamente svolgere un effetto lifting ottico, proprio perché rimane così luminoso e va anche a levigare la grana della pelle, quindi potrebbe minimizzare tranquillamente pori e rughette. A chi consiglio io personalmente Skin Realist? Lo consiglio a chi non vuole coprire le proprie imperfezioni, a chi ama la sua pelle e ha voglia di esaltarne la luminosità, la bellezza naturale appunto della propria pelle, a chi cerca un prodotto facile e veloce da applicare di utilizzo quotidiano. Consigliato anche a tutti coloro che non amano sentire prodotti pesanti sulla pelle, perché la sensazione è davvero di freschezza ed è molto confortevole. A prezzo pieno questo prodotto viene circa 30 euro, se non ricordo male,
e c'è da dire però che all'interno contiene 48 ml, quando invece il formato classico di BB cream e fondotinta è solitamente un 30 ml. Quindi secondo me, soprattutto se lo acquistate magari quando Nabla fa il 20% sul sito, è davvero, cioè, molto conveniente come prezzo, perché 48 ml è veramente tanto. Io penso che, almeno che non lo utilizzo davvero tutti i giorni, tipo non mi finirà mai, le ultime parole famose, 2 mesi dopo, finito. Come vi dicevo prima, oggi non è la prima volta che provo questo prodotto, quindi vi posso tranquillamente dire che a me piace tantissimo e mi piace un sacco l'effetto di pelle sana, rimpolpata, piena. Sembra quasi che sia una pelle riposata, non lo so, molto fresco come effetto, mi piace da morire. E nulla, direi che ne ho parlato abbastanza, io non posso fare altro che consigliarvelo. E nulla, direi che vi lascio a ulteriori close up della pelle a make up terminato adesso e spero tanto che questo video vi sia stato utile. Come al solito ovviamente non è sponsorizzato e vi dico sempre quello che penso, sia in positivo che in negativo. Nel caso di Nabla mi rendo conto che è quasi sempre un'opinione positiva, ma perché veramente... cioè, non so, fanno dei prodotti secondo me di una qualità altissima e ad un prezzo accessibile. Tant'è che quando non mi sono stati inviati i prodotti me li sono andata a comprare io con i miei soldi, quindi questo ve lo dico soltanto per farvi capire che davvero i prodotti di Nabla a me piacciono sul serio. E non è che ve li consiglio tanto per, giusto perché me li inviano, perché altrimenti dovrei fare la stessa cosa con tutti gli altri prodotti che ricevo. Bene, detto questo, basta chiacchiere che ho parlato tantissimo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi sembra la resa di questo prodotto sulla mia pelle. Fatemi anche sapere se l'avete già acquistato, l'avete già provato, come vi trovate, o se invece magari dopo questo video avete deciso di andarlo ad acquistare. Sono super curiosa. Vi mando un grosso bacio, vi lascio ai close up e vi aspetto in un prossimo video.